Benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto ci tengo ad augurarvi buon anno perché questo è il primo video del 2021, quindi appunto in quanto primo video ci tengo ad augurarvi buon anno innanzitutto. Iniziamo l'anno alla grande con l'annuncio del nuovo corso su Procreate. Ho deciso d'ora in poi che se ci saranno abbastanza iscrizioni vorrei fare due corsi all'anno su Procreate, quindi uno a inizio anno come in questo caso e uno verso l'estate più o meno, non so se giugno-luglio, adesso insomma poi vedremo più avanti. Volevo farla ad agosto, ma ad agosto molte persone sono in ferie, quindi non so come, non so se lo farò. Comunque, intanto, concentriamoci su questo corso su Procreate. Mi è stato chiesto tantissimo, me l'hanno chiesto veramente tante, tante, tante persone. Quindi, appunto, a grande richiesta torna il corso su Procreate. Ovviamente ci concentreremo sulla nuova versione di Procreate, quindi Procreate 5X, e appunto vi mostrerò tutte le varie funzioni e tutte le varie impostazioni dell'app Procreate. Prima vi do un po' di dati tecnici sul corso e poi vi spiegherò un attimino che cosa andremo a fare insieme. Ho ovviamente il mio iPhone con tutti gli appunti. Indovinate dove me li sono segnati? Su Notion, che è diventata una droga praticamente. Comunque, questo è un altro discorso, ne parleremo in altri video. Allora, le iscrizioni aprono oggi, che è lunedì 11 gennaio 2021, e chiudono lunedì 18 gennaio 2021, quindi lunedì prossimo. Il corso inizia mercoledì 20 gennaio alle 15 e l'ultima lezione sarà mercoledì 24 febbraio, sempre alle 15. Ho deciso di farlo di pomeriggio invece che di sera perché la sera arrivo troppo stanca e magari possono sfuggirmi delle cose. Non mi sembra giusto, visto che comunque voi pagate il corso, mi sembra giusto essere più sveglia e soprattutto con la mente più lucida. Quindi ho deciso di anticipare il corso, lo farò alle 15, durerà circa 2 ore a lezione e il costo per 6 lezioni è solo di 60 euro. È un prezzo, devo dire, basso, però ci tengo appunto a non farvi strapagare perché magari qualcuno non ha delle grandissime possibilità e quindi voglio dare la possibilità a tutti di fare il corso e 60 euro mi sembravano un'ottima soluzione per entrambi, sia per voi che per me. Quindi, come vi dicevo, le lezioni saranno 6. E ci occuperemo dell'interfaccia di Procreate in generale, quindi la prima lezione sarà introduttiva, vi parlerò proprio dell'interfaccia, di tutti i vari pulsanti che si trovano nell'app, sì, pulsanti possiamo chiamarli così, delle tele, eccetera. Poi parleremo dei pennelli e vi mostrerò come creare due pennelli. Qui ne ho scritto uno, ma in realtà sono due. Sto leggendo la pagina praticamente che ho creato sul sito che trovate in info box. Quindi per iscrivervi poi trovate il link in info box, ma ve lo ridico anche dopo. Poi parleremo dei livelli e delle maschere, che sono una funzione molto importante su Procreate, soprattutto fondamentale. Parleremo di selezioni e trasformazioni, colori e regolazioni e l'ultima lezione sarà dedicata alle animazioni, a un'animazione e andremo a creare insieme un'illustrazione da foto, quindi cartoonizzeremo, diciamo, una foto. Quindi le lezioni più o meno saranno suddivise così, poi il programma è indicativo. Se una lezione vogliamo parlare anche di un altro argomento, parleremo anche di un altro argomento, però indicativamente il programma è questo. Allora, la cosa che vi dico io è che io non sono un'illustratrice, non lavoro con Procreate, ma conosco bene l'applicazione perché la utilizzo quotidianamente personalmente. Quindi il corso non sarà incentrato sull'illustrazione, sul lettering o sulle varie aree a cui può essere applicata l'applicazione Procreate. Semplicemente io ve la snocciolerò tutta, cioè vi parlerò proprio di tutte, tutte, tutte le funzioni presenti su Procreate, ve le spiegherò al meglio che posso
Ovviamente potrete farmi anche delle domande sia in diretta, perché le lezioni saranno in diretta, ma non vi preoccupate se non siete presenti a quell'orario, perché vi verrà fornito un link, che è appunto proprio il link della diretta, che potete utilizzare per riguardare anche la lezione e il link rimarrà per sempre a voi. Quindi se fra 5 anni vorrete rivedere le lezioni su Procreate, le potrete rivedere. Quindi voi pagate adesso il corso è in diretta, ma le registrazioni rimarranno per sempre a voi. Questo ve lo stavo dicendo appunto riferito al discorso dei commenti. Potete farmi delle domande sia in diretta, perché io comunque ho la chat, le lezioni sono semplicemente su YouTube, ma ovviamente con video, non in elenco, quindi che possono vedere solo le persone che hanno il link, quindi le persone che hanno pagato per avere il corso. E altrimenti potrete anche farmi domande o pormi i vostri dubbi sul gruppo Telegram, perché creerò un gruppo Telegram appositamente per questo corso su Procreate, dove verranno inseriti appunto tutti i partecipanti del corso che inizia adesso a gennaio, e quel gruppo sarà esclusiva per voi che vi iscriverete al corso. Io sarò presente sul gruppo quasi 24 ore su 24, ovviamente ho anche io il mio lavoro e le mie cose da fare, però cercherò di essere il più possibile presente su quel gruppo. Il gruppo rimarrà aperto durante tutto il corso, quindi se voi magari riguardate una lezione dopo e volete assistenza, potete chiedermelo nel gruppo. Ovviamente, se voi, scusate se sentite il rumore, ma c'è Kobe qui sotto che sta russando. Ovviamente, se voi le lezioni le guardate fra un mese e avete necessità di contattarmi perché non avete capito qualcosa, potete tranquillamente farlo poi sempre anche tramite email, che non c'è nessun problema. Quindi appunto queste sono le modalità con cui potete ricevere assistenza durante e dopo il corso. Come pagamento accetto sia PayPal che bonifico, quindi appunto voi quando andate a compilare il modulo di iscrizione, non so se vedete, penso di sì, mettete il vostro nome, il vostro indirizzo email e scegliete la modalità di pagamento. Me lo dovete scrivere proprio voi digitando PayPal o bonifico. Al che poi dopo io vi mando i dati sia per PayPal che per il bonifico. E poi vi arriva anche regolare fattura, perché ovviamente è tutto a norma, ecco, tutto fatturato. Il corso, come vi dicevo, sarà sia teorico che pratico, quindi andremo proprio a vedere tutte le funzioni sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Infatti andremo a creare insieme, come vi dicevo prima, dei pennelli, un'animazione, delle illustrazioni da foto, quindi la classica cartonizzazione, e comunque ci saranno anche della pratica da fare. Io ovviamente non vi darò dei compiti, però se vi esercitate anche mentre seguite il corso, insomma, è tutto a beneficio vostro. Io credo di avervi detto tutto. Nel link che vi lascio in info box, dal quale appunto potete iscrivervi al corso, ci sono tutte le informazioni. E c'è anche un link con le recensioni dei corsi precedenti, perché le ragazze che hanno seguito i due corsi precedenti su Procreate sono state talmente carine da lasciarmi una recensione, cosa che chiederò anche ai partecipanti del corso di adesso, se lo vorranno fare, non obbligo nessuno. E quindi appunto, se volete, ci sono anche le recensioni dei corsi precedenti, se non siete ancora convinti. Io penso di avervi detto tutto. Se avete qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi pure qua sotto nei commenti, nel gruppo Telegram Paperless Prinks, che non è quello di Procreate, quello rimane sempre aperto e lo trovate in info box. Oppure potete anche scrivermi un'email andando semplicemente sul sito e c'è un form per mandarmi un messaggio, quindi potete scrivermi anche da lì. Sotto con le iscrizioni al nuovo corso su Procreate, perché appunto ci divertiremo tantissimo. Noi ci vediamo martedì prossimo perché, come avrete notato da questo video, ho cambiato giorno di pubblicazione, perché il lunedì, mamma mia, quest'anno ci sono un sacco di novità bellissime,
dedicato appunto a un progetto che ho iniziato con la mia amica dolcissima Erika, alla quale mando un bacio enorme. Lei ha un account Instagram che si chiama Una Mamma al Lavoro, magari ve lo lascio in info box così almeno potete andare a vedere anche il suo account. E insieme abbiamo iniziato un progetto che si chiama Mi Digi Creative Lab. Sarebbe ME perché sono le nostre iniziali, Martina e Erika, però è carino perché si può anche chiamare Mi, perché comunque sarà un progetto tutto incentrato su noi, non su noi, me e Erika, ma su noi stessi. E vi aiuterà tantissimo a sprigionare la vostra creatività digitale. Per adesso stiamo pubblicando solo dei post su Instagram perché non ci siamo ancora riuscite ad organizzare per fare una diretta, ma appena riusciremo, promesso, faremo una diretta su Instagram in cui vi parleremo più nello specifico di questo progetto che appunto trovate sui nostri account Instagram ogni lunedì. Quindi per questo ho cambiato il giorno di pubblicazione qua su Paper Springs, perché lunedì lo volevo lasciare esclusivamente a quel progetto, perché mi piaceva proprio che fosse dedicato solo a quello. Quindi appunto noi ci vediamo martedì prossimo con un video sempre qua su Paper Springs, su qualcosa che vi aiuterà a sprigionare la vostra creatività digitale oppure anche ad organizzarvi meglio con le applicazioni, perché come avete visto dagli ultimi video di Fiocchi di Creatività, mi incentrerò molto anche sulla produttività e sull'organizzazione digitale, soprattutto con Notion. Tra un po' arriverà anche il tour aggiornato perché ho cambiato tutto rispetto a quando l'avete visto l'altra volta. Alla fine di ogni mese farò una sorta di aggiornamento su Notion, vi mostrerò come l'ho cambiata nel corso del mese. Basta annunci, quindi, oltre appunto all'annuncio dell'apertura del corso, delle iscrizioni al corso su Procreate, vi ho già anche un po' annunciato delle novità del 2021 di cui sono molto emozionata e non vedo l'ora appunto di andare avanti con tutti questi bellissimi progetti. Adesso ho finito veramente, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video, vi mando un bacione. Ciao!